Io ho dovuto lasciare la Sicilia. Dottor Vincenzo Garraffa, ci vuole raccontare il fatto ormai risalente ad alcuni anni fa che ha poi generato la condanna finora in appello del senatore Dell'Utri e di un boss di Cosa Nostra, Vincenzo Virga? Sì, era l'estate del 1990 e la società della quale ero presidente dal 1981, la Pallacanestro Trapani, era stata promossa in Serie A, la prima società di basket maschile siciliana ad essere promossa in Serie A. Per il tramite della Publitalia ho potuto contare su un contratto di sponsorizzazione con il marchio Birra Messina del gruppo Dre Reineken, un gruppo importante che proprio in quell'estate, era l'estate dei mondiali di calcio in Italia, aveva le gigantografie con Totò Schillaci, Birra Messina, Orgoglio di Sicilia. Fu facile arrivare a questa sponsorizzazione, per la quale mi fu richiesto soltanto i diritti di agenzia. Naturalmente io conoscevo già che i diritti di agenzia variavano tra il 5 e il 10% a seconda dell'entità economica del contratto, e accettai sicuramente l'offerta. Abbiamo stipulato questo contratto pubblicitario e furono regolarmente accreditate le due tranche del contratto. La mia sorpresa avvenne nel momento in cui, dopo aver consegnato in tranche successive 170 milioni su una sponsorizzazione di 1,5 miliardi, mi si richiese un completamento di altri 530 milioni e sempre in nero. Quando mi chiesero questi 530 milioni ancora e in nero, io naturalmente rifiutai, perché questo era un violare le leggi dello Stato, voleva significare anche dovere alterare i bilanci, falsificare i bilanci. E quindi avvennero alcune riunioni, l'ultima delle quali nell'ufficio del presidente della Publitalia del tempo, che era proprio l'allora dottor Marcello Dell'Utri. Naturalmente questo colloquio non servì a nulla, perché davanti alla mia richiesta di una qualsiasi soluzione, nota di credito, prestazione pubblicitaria, quindi una fattura qualsiasi o comunque uno strumento che mi avesse impedito di violare le leggi dello Stato, il dottor Dell'Utri mi batté una mano sulla spalla e mi disse: le consiglio di ripensarci, perché abbiamo uomini e mezzi per convincerla a pagare. Naturalmente io risposi con altrettanto sorriso: vediamo questi uomini e questi mezzi. Di lì a 3 mesi venne a trovarmi in ospedale alle 7 del mattino il signor Marcello e il signor Vincenzo Virga, il quale mi disse che aveva avuto incarico di vedere se era possibile aggarbare la vicenda che mi contrapponeva come presidente della Pallacanestro Trapani alla Publitalia. Io allora ripetei al signor Virga esattamente quello che avevo detto, e cioè che avevo necessità di una qualsiasi forma che avesse potuto salvaguardare la onestà dell'operazione economica. Per chi non conosce il termine dialettale siciliano aggarbare, voglio specificare che significa cercare di smussare gli angoli, vedere un pochino se era possibile comporre questa diatriba tra me e la Publitalia. Il signor Virga si rese conto delle mie argomentazioni, non mi minacciò, tengo ancora una volta a sottolinearlo, e mi disse che avrebbe riferito, e se avesse avuto una soluzione da prospettarmi sarebbe ritornato a trovarmi, e se non avesse avuto nessuna soluzione non mi avrebbe più disturbato. E io da quel momento non lo vidi più. Ma chi è questo Vincenzo Virga?
Vincenzo Virga, stando a quelle che sono le informazioni che poi sono venute alla conoscenza di tutti, era il capo della famiglia mafiosa di Trapani. Dopo quell'incontro, che cosa accadde? Dopo quell'incontro accadde che, malgrado alla fine del campionato di A2, la società sia stata promossa in A1, da quel momento il circuito pubblicitario nazionale non mi ha più dato la possibilità di una sponsorizzazione, del mercato pubblicitario nazionale. E a distanza di anni, quando la cosa venne a conoscenza della DDA di Palermo e sono stato prelevato a Trapani da funzionario della DIA e sono stato accompagnato a Palermo, da quel momento io ho avuto delle vicissitudini per le quali prima mi è stato consigliato di lasciare la Sicilia per qualche tempo e sono andato via per circa 3 anni. Poi, nel momento in cui ho dovuto testimoniare nel processo contro Dell'Utri a Palermo, riferendo dell'argomento, sono stato prelevato con la macchina blindata sotto l'aereo e sono stato accompagnato con la macchina blindata sotto l'aereo. E questo perché mi dissero i magistrati del tempo che avevano prudenzialmente ritenuto di adoperare questo tipo di iniziativa perché avevano dei sentori. Quindi il fatto del 91, nel 2007 Virga e Dell'Utri sono condannati in appello a Milano per estorsione, così? Sì, esattamente, per tentata estorsione aggravata. Lei torna in Sicilia per lavoro, per la sua vita privata, come ci si sente dopo una storia così? Guardi, la cosa che mi addolora di più è che avverto un senso di emarginazione perché purtroppo in Sicilia c'è ancora una cattiva psicologia nei confronti del cittadino che fa il proprio dovere e che si presta ad essere collaborativo con la giustizia. E questo mi dispiace molto perché è uno dei principali motivi per i quali sono convinto che la Sicilia fa una gran fatica ad affrancarsi dalla criminalità organizzata, dal malcostume politico, da coloro che la malavita organizzata mette al governo delle istituzioni, perché, e questo non lo dico io, ma lo dicono un pochino gli esperti e coloro, diciamo, che in fatto di criminalità organizzata ne sanno sicuramente molto più di me, in Sicilia purtroppo un 30% del voto è condizionato direttamente o indirettamente dalla mafia. E la mafia ha sempre avuto un riferimento politico forte. Una volta era la Democrazia Cristiana, poi è passata al Partito Socialista, oggi è Forza Italia e UDC. Ecco, torniamo un momento alla sua vicenda. Quali riflessioni politiche, può suscitare il fatto che uno dei principali collaboratori di un ex presidente del Consiglio, usa questi metodi e ha questi uomini a disposizione? Che il senatore Dell'Utri e che gli uomini più in generale di Forza Italia, diciamo, abbiano determinati rapporti con questo sistema, non lo devo dire io, perché viene fuori ad ogni piè sospinto con tutto quello che viene accertato, diciamo, dalla magistratura. Io vorrei dire una cosa soltanto. Io penso, diciamo, che la Sicilia vada commissariata, così come vada commissariata la Calabria, ma non vada commissariata con i siciliani e con i calabresi, vada commissariata punto e basta.